A me mi pagano abbastanza questa vita. Vi devo spiegare un po' di cose. In generale mi reputo un buon amico. Faccio il possibile per aiutare le persone a cui voglio bene. Fai agli altri ciò che vorresti sia fatto a te, di base. Stai, stavi a di? Niente, Leo. Io ormai al bar non so più che fare, insomma. Se avevi qualche buona idea te, perché io veramente proprio nulla. Al telefono era Stefano, un mio amico che conosco da ormai 5 anni. Stefano è un matto, ma si dà sempre da fare. Un altro mi ci brucio i baffi. Non ha nemmeno 20 anni e da quando eravamo piccolini ha sempre fatto mille lavori. Qua mi chiamano coltellino multiuso, mi chiamano. 14 anni, facevo sega a scuola per andare a lavorare in officina. Visto che nello studio non era una grandissima cima, ho guardato intorno e ho detto, bene, ma sai che c'è? È arrivato il momento di mettersi in tasca qualche soldo. Ho cominciato a fare l'aiuto cuoco, dopo aver fatto il meccanico. Tutto il giorno andavo ai piatti, a fare gli hamburger, lavoravo tutti i giorni, 5 giorni su 5. Conobbi un amico mio, che praticamente faceva il fabbro. Ho cominciato a lavorare per questa ditta, Arte e Ferro. Ritornato qui a Roma, non avevo più nulla, avevo solamente l'università. Ma questi? Chiara gestisce questo bar da 7 anni. Ho conosciuto la clientela del bar, a cui sono stato molto affezionato, perché ho trovato un ambiente familiare, ho trovato una nuova casa dentro questo posto. Birra dopo birra, Campari dopo Campari, vino dopo vino, mi sono ritrovato a farglielo dietro al bancone. Non è sicuramente uno di quelli che resta con le mani in mano, e quando l'ho sentito al telefono così mi sono sentito in dovere di fare qualcosa. Vabbè, dai, allora fammo che domani passo al bar, qualcosa ci inventiamo. Va bene Leo, dai. Grazie mille. Non sono né un dio e né un filantropo. Non posso risollevare l'economia di un bar. Però qualcosa posso farla. Su questo canale racconto storie. E fino ad oggi al 99% queste storie sono state tutte incentrate su di me. Beh, effettivamente è un po' egocentrico, ragazzo. Magari non cambierà niente, però per una volta voglio provare a raccontare una storia che non sia la mia. La storia di realtà come quelle di Stefano, che post pandemia hanno avuto seri problemi. È il mio primo giorno di lavoro e piove. A Roma non pioveva da una roba tipo 4 mesi. Sarà mica che il meteo vuole dirmi qualcosa? Comunque questa è la mia scuola dove andavo alle elementari. Sono rimasto incastrato nell'entrata e uscita dei bambini. Non vedevo questo simpatico teatrino da un po' di anni ormai. Prendiamo anche l'autobus per tornare a casa. Che ricordi? La città con la pioggia ha sempre il suo fascino. Che poi quando è leggera e non diluvia è anche molto piacevole. Eccolo, il mio posto di lavoro. E c'è anche già il titolare. Oh, Leo! Benvenuto all'Alt Bar. Allora, la giornata si comincia, ovviamente faccio il turno serale, quindi sono cacchio. Allora, la giornata comincia con noi alle 6:30, quando si apre il locale. C'è apparecchio di fuori, come vedete, a disposizione. Ovviamente oggi piove, quindi non ci sta un cane. Ci sistemano tutti quanti dolci, paste varie. Mi devi insegnare a fare un caffè. Mi sa il signore c'ha da pagare, aspetta un attimo. Doveva pagare 1,20€, ti ho dato 2€, tu gli stavi dando. Sei sicuramente un barista simpatico. Com'è composta la macchina del caffè? Abbiamo qui i braccetti. Questa è la macina, qui abbiamo il caffè, quello normale, qui il deca. All'interno qui abbiamo la polvere, appunto, di caffè viene svitata dai chicchi. Uno scatto è per una porzione di caffè. Andiamo a comprimerlo, lo reinseriamo nella sua apposita guarnizione. Andiamo ad attivare, prendiamo la tazzina e il caffè è pronto. Allora, hai detto, questa tolgo. Poi ogni tanto se è più zozza si prende il pennelletto e gli si dà una passata. Sotto la macina, però fallo con la sinistra perché ovviamente quella di destra devo fare così. Si trova qui a destra. Okay. Comprimi. Ok, quindi poi inserisci. Questa è quella di prima, tanto l'ho appena fatto. Sì. Mettiamo sotto. O facciamo un doppio espresso. Doppio. Vai. Fa tutto lei. Io non c'entro nulla. E quindi devi essere tipo solo bravo a pressare. Ci riuscirebbe penso uno storto anche come me, quindi. E mediamente quanti caffè fai al giorno? Per adesso, perché oggi ce ne è passata anima viva. Una cinquantina. Non è come la moca che viene da sotto, che lo fai salare. Questo qui l'acqua più un giù è come se sciacquasse praticamente. Quindi il segreto sta nel comprimere il caffè. Potresti dirmi tante cavolate, io comunque ci crederei, sì. Non sono un tipo da caffè. Però, che dici, il latte? Oh. Io sono una donnicciuola. Come funziona la prassi del cappuccino? Prendiamo un brick, si rifà un caffè normale e si va a montare il latte. Va pure. Si appoggia leggermente vicino al bordo. Tazza. Qui andiamo a giocare col latte per evitare che non cada solo la schiuma ma anche la crema che si crea sotto. Allora signora. Il mio primo caffè. Ah, perché è vero, è doppio. Vai, che è fortissimo. Ci devo mettere dello zucchero. È veramente fortissimo. Andrò in tachicardia da questo caso. Abbiamo scorta anche da bere, ovviamente, per tutte quante le giornate. Urge il calice. E questa è la porzione alt bar. Qui non lo facciamo venire 4 euro. Una cosa così te la fanno venire 10 euro se vai in bistro. Voi non lo sapete, ma Stefano, di alcolici se ne intende. Infatti si vede che non so fare il resto, però bevo abbastanza. Macchina del cremosito, macchina del gin e dell'orzo. Non so che cos'è un cremosito. Il cremosito che cos'è? È crema di caffè. Semplice così. Quindi è una specie di gelato. Praticamente sì. Ora fammi un culico, ho sozzato tutto. Non so se fai più danni o più guadagni. 1 e 20. 1 e 20. Eccolo lì. Grazie. Ho preso il mio primo resto. La vita da bar è abbastanza frenetica. Andrea, ci hanno rotto già una bottiglia. No. Non c'è bisogno di lavare i piatti. La lavastoviglie. No.
Questo qua a mezzo. Vai. Aiutando Stefano ho capito due cose. Uno, che non sono minimamente portato per fare il barista. E due, che anche i bar, come tante altre attività, hanno subito lo scotto della pandemia. Anzi, probabilmente sono rimasti anche più scottati. Se sta a casa un anno dopo, un anno ancora, un anno dopo ancora col coprifuoco, non si va avanti, non si riesce a fare più praticamente nulla. Campiamo oramai con quel poco di clientela che passa, perché ovviamente le abitudini sociali, le persone si svegliano al mattino, che fanno? Si abituano a fare la colazione dentro casa, non ci vengono più al bar, non c'hanno più gusto di mettersi lì, fare due chiacchiere anche col barista. Poi, per carità, tra barista simpatico ci sta quello antipatico. Noi siamo un bar che porta tutto quanto su, comunque sulla clientela, come amici. Tocca stringere i denti e combattere per una volta ogni tanto, perché altrimenti sennò chiudiamo baracche e burattini. E che cosa ho fatto io in sto periodo? Ho chiuso l'ennesimo sogno che volevo probabilmente realizzare. Speriamo che le cose vadano per il verso giusto. Io, per carità, il barista non sarà la mia professione del futuro, però io a questo bar ci tengo come se fosse il mio, quindi tocca incrociare le dita e combattere. Ripeto, so che non salverò l'economia dell'alt bar, però so che quello che potevo fare l'ho fatto. Di base, facendo questo, ho della visibilità e solitamente la do solamente o a me stesso o a aziende o brand che la richiedono però a pagamento. Questa volta però l'ho voluto fare perché penso che sia giusto farlo. Anzi, mi sono sentito anche in dovere di farlo. E in caso voleste fare anche voi qualcosa di pratico, se vi doveste trovare a passare per Piazza Nibaliano a Roma, sapete sicuramente da chi andare a fare un saluto. Se invece siete dei commercianti di Roma, oppure conoscete qualcuno, un vostro amico, un vostro parente che ha un'attività o un negozio qui a Roma, scrivetemelo sotto nei commenti o in DM su Instagram. Ho in mente qualche progettino da fare. E mentre ce ne andavamo, si è scaricato un cliente, appunto, la macchina. Si è scaricato la pioggia di corsa, si va via a Jimmy con i cavi. Io non ho mai capito questo che fa nella vita. Ha fatto pure tutta la pioggia. Che Stefano, in tutta la sua grande ignoranza, ha un Jimmy. A me mi pagano abbastanza questa vita. Poi che come vedete, ragazzi, io la mia vita sono abbastanza indaffarato. Ecco perché a scuola facevo veramente schifo. Però sono un cuore d'oro e sono una persona orgogliosa di esserla. Raga, statemi bene. Sei proprio un ragazzo d'oro. Quindi io vi aspetto qui al civico numero tra l'8 e il 4, perché a noi ci hanno staccato pure il 6 una volta, all'alt bar di Piazza Nibaliano, via l'Eritrea. Ciao ragazzi! No, beh, dai, si è ripreso il ragazzo. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa.